Oggi siamo nel territorio di Motta per risolvere una questione particolare, e cioè fare brillare, non noi chiaramente, una bomba della Seconda Guerra Mondiale, una bomba americana. E siamo qui col sindaco di Motta Santa Lucia, Amedeo Colacino. Avvocato, allora, come è stata scoperta questa bomba? Il ritrovamento è stato fatto da un giovane di un paese limitrofe, che tra l'altro, diciamo, lui è elicotterista e quindi oggi partecipa anche alle operazioni del disinnesco di questa bomba. Il ritrovamento è avvenuto circa 2 mesi fa, quindi, diciamo, vi è stata tutta una serie di coordinamenti in prefettura da parte di tutte le forze dell'ordine. Infatti approfitto proprio della vostra TV per ringraziare quindi il genio guastatori di Foggia e di Napoli, e qui è presente oggi il comandante con tutti i suoi uomini. E le operazioni sono state eseguite dal tenente colonnello Manna, che ringrazio veramente per la professionalità che ha attuato per il disinnesco di questa bomba. Si tratta di una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale, lanciata qui nel territorio di Motta da aerei americani. E gli anziani ricordano proprio l'esplosione e il lancio di queste bombe, anzi ricordano proprio che alcune di queste sono rimaste inesplose. Quindi si prevede che ce ne siano altre, oppure, insomma, è stata fatta anche un'indagine con le attrezzature adeguate per valutare eventuali altre presenze? Ma i guastatori del genio hanno operato una bonifica però in un arco di 500 metri, per cui non sappiamo se in altre zone vi siano o meno ancora presenze di bombe inesplose. È un ordigno abbastanza grosso, si parla di 140 kg di tritolo. Sono presenti qui anche oggi gli elicotteristi dell'Asirio di Lamezia Terme, che ringrazio quindi vivamente nella persona del comandante, e sono presenti i vigili del fuoco per la sicurezza quindi delle operazioni, come così gli operatori del 118 nonché della Croce Rossa, i volontari della Croce Rossa di decollatura. E poi è stato istituito quindi il COM della protezione civile locale. Ringrazio tutti i nostri volontari, i nostri ragazzi che prendono qui oggi parte. Un ringraziamento particolare va anche al comandante dei carabinieri, il maresciallo Citino, assieme al suo capitano di Soveria Mannelli. E infine, il prefetto Repucci, che ci è stato molto vicino, quindi con diversi coordinamenti in prefettura per la riuscita nel migliore dei modi di questa esplosione della bomba. Vi sono state 2 fasi dell'operazione. Ieri vi è stato quindi un disinnesco della bomba, oggi l'esplosione. Ancora la dobbiamo, diciamo, vivere questa esperienza. Stiamo aspettando, appunto, perché stanno preparando la buca, il terreno, vero? Sì, hanno preparato la buca, il terreno, dove quindi verrà fatta esplodere nella massima sicurezza. Certamente vi è stato quindi un monitoraggio, addirittura anche una interdizione dei voli aerei, e quindi vi è la massima sicurezza, diversi uomini dislocati nel territorio proprio per mettere in sicurezza quindi sia le persone che le cose. Quindi possiamo stare tranquilli che il comprensorio di Motta, Conflenti e Martirano sono salvi. Certamente, certamente. Questa certo ricorda un po' la nota dolente della Seconda Guerra Mondiale. Insomma, questo deve essere anche da monito ai giovani per dire, insomma, quanto sangue è stato sparso con la guerra, quindi invitarci un po' tutti a riflettere quindi sulla importanza della pace. Pensate che mi spiegava il comandante dei genio guastatori che se esplosa questa bomba addirittura portava quindi
delle schegge, quindi pericolo per le persone, fino a 2 chilometri di distanza. Quindi pensate quante vittime, quante persone hanno perso la loro vita per una guerra per i quali, diciamo, non c'è mai un vero motivo per entrare in guerra. E ringrazio quindi altresì il Corpo Forestale dello Stato, che ha partecipato anche con i 6 uomini. In questa, diciamo, organizzazione di quello che poteva essere effettivamente una tragedia, perché, come ha detto il sindaco Colaccino, se non fosse stata ritrovata dalle persone che sono presenti oggi sarebbe stata veramente una tragedia. Dicevo, in tutte queste manovre sono stati presenti chiaramente anche i carabinieri. Il comandante Domenico De Biaso, comandante, genericamente queste situazioni vengono gestite a livello, diciamo, comunitario tra le varie forze dell'ordine, come si è visto? Sì, vengono gestite a livello comunitario. Noi come Arma dei Carabinieri in particolare abbiamo garantito la vigilanza del sito quasi H24, perché comunque era importante garantire che nessuno si avvicinasse in loco per evitare appunto situazioni drammatiche, o che la stessa magari ordigno fosse di interesse di qualcuno. Quindi è stata assicurata una vigilanza quasi H24. Da quando? Da quando? Dal 30 aprile, dal giorno in cui l'ordigno è stato rinvenuto, quindi da quella data fino ad oggi. Mentre le operazioni invece particolari che si sono svolte nella giornata odierna hanno riguardato la chiusura dei varchi di accesso al sito, quindi anche qui oggi siamo impegnati per garantire che nessuno si avvicini, bloccando a 360 gradi proprio l'accesso al sito dove attualmente sono in corso le operazioni. In che raggio di azione quindi è stato bloccato la zona? 500 metri dal luogo del fornello, cosiddetto fornello, dove cioè avverrà proprio l'operazione di brillamento dell'ordigno. Nell'ambito di questa operazione non potevano che essere presenti i rappresentanti del Genio Guastatori, non rappresentanti dal punto di vista formale, ma proprio oggettivo. Infatti qui abbiamo il maggiore Manna, che ha seguito da vicino e ha coordinato le operazioni per la situazione di sicurezza della zona, ma anche e soprattutto per far sì che la bomba non brillasse quando non doveva farlo, vero Maggiore? Certamente, qui si tratta di un ordigno americano, di una bomba d'aereo da 500 libbre americana, come dicevo poc'anzi, trovata da un guardacaso, un militare che era a passeggio, diciamo, in senso che stava andando in montagna, ed è stata trovata occasionalmente. L'ha segnalata alle autorità competenti mediante i carabinieri e poi si è innescato tutto quel sistema che mette in atto quel sistema, come giustamente ha detto lei poc'anzi, di sicurezza, nonché una successiva attività di inertizzazione e brillamento dell'ordigno. Infatti quello che stiamo facendo oggi, che cosa abbiamo fatto? Già ieri l'inertizzazione, cioè abbiamo tolto le spolette, oggi le abbiamo agganciate a un elicottero del secondo reggimento sirio dell'esercito italiano e lo abbiamo messo a dimora, fra poco la faremo esplodere. Questa è l'attività che andremo a definire quanto prima. Lei è, diciamo, viene da Foggia, quindi comando di Foggia, ma quanti casi del genere ci sono in Italia? Allora, ancora. Tenendo presente che ogni reggimento genio ha un'area di giurisdizione di impiego con i propri specialisti, stiamo parlando di specialisti che veniamo da tutti i teatri del mondo, Afghanistan, Iraq, Timor Est, Sudan, Libia e chi più ne metta, anche perché il nostro compito generalmente è quello, quando si apre un teatro operativo, è quello di essere, in inglese direbbero, l'advance party, cioè la parte avanzata di queste attività. Detto questo, di casi di questo genere ce ne sono tantissimi, tenendo presente, come dicevo poc'anzi, la nostra area di giurisdizione prende da Pescara sino a Reggio Calabria,
Qui in Calabria noi abbiamo una dependance a Castrovillari, la seconda compagnia, dove tutto questo personale che stiamo impiegando oggi è proprio della seconda compagnia, personale altamente specializzato. Di questi casi ce ne sono tantissimi, in aree più dense e in aree meno dense. Questa non è un'area molto densa, tenendo presente che l'area più densa sicuramente è dove passa la linea Gustav. Stiamo parlando da est-ovest a sud di Pescara per una profondità di 42-50 km. Generalmente per coordinare un'azione del genere quanto tempo ci si impiega? Beh, certamente dipende dalla tipologia dell'ordigno, nonché dove sta messo l'ordigno. Questa è stata un pochettino più complessa, tenendo presente che in prefettura a Catanzaro abbiamo fatto la nostra prima riunione il 20 di maggio, oggi siamo a 13 di giugno, abbiamo avuto i nostri tempi anche perché era un'attività molto molto complessa, quella dell'aggancio dello stesso ordigno con un aeromobile e un successivo poi messo a dimora quello che andremo a fare. Perciò un'attività da coordinare molto, molto attentamente. Speriamo che quanto prima con l'attività di brillamento vada tutto a buon fine. Maggiore, se fosse scoppiata quindi non in sicurezza e quindi non con l'attività dell'esercito, del genio guastatori, dei carabinieri e di tutte le forze che si sono coordinate, che danni avrebbe potuto arrecare al territorio e alle persone? Beh, certamente al territorio avrebbe avuto un suo danno, un danno diciamo di struttura, di cambiamento della sua struttura in sé per sé, però avrebbe avuto invece alle persone, tenendo presente che questo qui in superficie ha un irradiamento fino a circa 2 km di schegge, perciò bisogna riflettere un pochettino, vedere un pochettino come diciamo a 360 gradi è la situazione. Certamente se c'è una densità abitativa maggiore avrà un danno maggiore, se c'è una densità abitativa minore, come in questo caso per fortuna, non, diciamo, il danno potrebbe essere sicuramente irrilevante.
attenzione a inserire la linea all'esploditore, dammi ricevuto. Autorizzazione accordata, passo. Ok, vai. Vai. Mike, linea inserita, autorizzazione a caricare. Autorizzazione accordata. Ok, carica. Mike, esploditore carico, appena pronti mi dà l'autorizzazione al fuoco. Allora, esploditore carico, vai col brillamento, passo. Ok, ricevuto. Pronti per il fuoco! Vai. 3, 2, 1, per Santa Barbara, fuoco! Allora Mike, adesso andiamo ad effettuare un controllo sul fornello e poi dopo le do le novità, dammi il ricevuto. Ricevuto, fate la verifica, ci vuole mica l'operatore interrogativo fatto. Adesso che andiamo vediamo un attimino com'è la situazione, se c'è bisogno poi me lo manda solo. Nel teatro, come lo ha definito il maresciallo del genio Guastatori, di questa situazione che poteva essere sostanzialmente pericolosa, quindi dell'esplosione di una bomba della Seconda Guerra Mondiale, sono presenti, come abbiamo già detto, i Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco, abbiamo qui l'ingegnere Carmine Andracchio. Allora, il ruolo dei Vigili del Fuoco noi lo conosciamo normalmente quando siamo, diciamo, tra virgolette, nella società civile, tra le case, i palazzi, ma ecco, in un caso del genere i Vigili del Fuoco avrebbero potuto agire, dovuto agire come, ingegnere? In questo caso siamo come funzione, diciamo, a supporto dell'esercito, che sono loro i primi, diciamo, che intervengono per far brillare, diciamo, questo ordigno bellico che è della Seconda Guerra Mondiale. Noi siamo di supporto, vale a dire sempre in allarme in caso si dovesse verificare qualche incendio incontrollato, di intervenire immediatamente con i nostri mezzi e i nostri uomini.
Questo diciamo coordinamento fatto dall'esercito insieme ad altre forze dell'ordine, coinvolgendovi, vi ha portato a riflettere su che cosa? Cioè l'attività del vigile del fuoco, ecco, qual è, oltre a quello di salvare le persone, anche quello di salvare il territorio, vero? E indubbiamente, noi salviamo sia gli uomini, diciamo, le vite umane, sia anche il discorso del territorio, di salvaguardare anche l'ambiente in modo tale che non si verifichi, diciamo, ulteriori danni che si verificano specialmente nel periodo estivo con gli incendi boschivi oppure periodo invernale con tipo di alluvioni o con qualche altro intervento, diciamo, in genere. Un caso del genere vi si era riproposto in altri tempi? E diciamo che questa è una prima nuova, diciamo, che è una nuova, diciamo, con 30 anni di servizio, diciamo che questa è la prima che sto vivendo io in prima persona. Va bene, complimenti ai Vigili del Fuoco. Per fortuna non ce n'è stato bisogno, però il 118 era qua. Il dottore Tiniello Massimiliano, gli infermieri, altri medici che avrebbero assistito a chi si sarebbe fatto male. Non è accaduto. Dottore, le è successo altre volte di assistere a delle operazioni del genere? Per quanto riguarda lo scoppio oppure le brillanze delle bombe, no, però ci sono stati i miei colleghi e fortunatamente non, anche in quelle circostanze, visto la professionalità dei Vigili del Fuoco e del genio guastatore, ovviamente non c'è stato bisogno in questi casi di intervenire. Però il 118 è ovvio che deve mantenere la sua presenza costante anche per evitare, facendo gli opportuni scongiuri, al fatto che alcune persone potrebbero farsi più o meno male. Noi in qualsiasi momento siamo pronti a dare il nostro aiuto, anche perché siamo un'equipe formata come tutte le altre equipe che sono sparse nel territorio nazionale per assistere e provvedere in queste emergenze. La ringrazio e buon lavoro. Siamo arrivati quindi alla fase successiva, il post, cioè post esplosione della bomba, e qui abbiamo con noi il colonnello Augusto Candido del genio guastatori. Allora, colonnello, com'è andata? È andata bene, è andata molto bene, l'ordigno è stato fatto brillare, era stato già neutralizzato nella giornata di ieri, stamattina abbiamo effettuato il trasporto e poi oggi pomeriggio, stamattina l'abbiamo fatto brillare. Un'operazione che, se mi consente il termine, oserei dire rutinaria. In ambito forza armata l'esercito, in quanto risorsa proprio per il paese, svolge su tutto il territorio nazionale una serie di interventi di questa natura, anzi forse siamo gli unici, e toglierei il forse, in tale tipo di attività. Mi faccia ricordare soltanto nel 2012 la forza armata, ecco, per tramite dei suoi reggimenti genio, ha fatto più di 2400 interventi di questo tipo, quindi siamo abituati a gestirli, non dico in maniera rutinaria perché con l'esplosivo non si è mai rutinari, ma comunque in maniera professionale e professionistica. Mi diceva prima dell'intervista che diciamo le situazioni in questo genere più o meno in numero raggiungono 2400 all'anno, da Chieti in giù, vero? No, diciamo che su tutto il territorio nazionale. Il mio reggimento, l'undicesimo reggimento genio guastatori, ha un'area di responsabilità che va dalla provincia di Chieti fino giù a Villa San Giovanni. Soltanto noi come reggimento nell'anno scorso abbiamo avuto quasi 640 interventi, che quindi poi possono essere moltiplicati per le varie aree geografiche. Il problema è che siamo gli unici a farli, perché la Forza Armata Esercito è l'unica organizzazione che ancora oggi è in grado di formare gli EOD, che gli Explosive Ordnance Disposal Team, su tutto il territorio nazionale. Gli stessi corsi vengono fatti in favore di tutte le altre forze armate, quali Marina, Aviazione, Carabinieri e anche Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. Io vorrei aggiungere una cosa al colonnello, a quello che ha detto il colonnello e a quello che è il colonnello e i suoi uomini. Lui ha detto rutinaria perché appunto l'attività del genio guastatori operano proprio in questo settore, cioè nella sistemazione della bomba in modo che esplodendo non faccia dei danni. Ma è detto anche da degli uomini, vorrei ricordare, che intendono per rutinaria la cosa perché fanno altro.
Infatti il colonnello è stato più volte in Afghanistan con i suoi uomini e lì diciamo, i momenti sono ben altro quello dello scoppio di una bomba qui nel territorio di Motta Santa Lucia, è vero? Sì, diciamo che l'esperienza in teatro cambia di scenario, viene vissuta con particolare enfasi se vogliamo, ma sempre vissuta serenamente, una serenità che nasce dalla preparazione, secondo me, ed anche dal professionismo. Essere professionisti significa affrontare con passione e professionalità qualsiasi situazione ci si possa imbattere. È quello che i miei uomini fanno e continuano a fare e continueranno a fare. Io la ringrazio, la ringraziamo proprio come italiani per l'attività che il Genio Guastatori svolge. Grazie. Grazie a lei.